Ciao a tutti, questo è indubbiamente un momento di crisi per noi viaggiatori, ma io credo fermamente che in ogni crisi ci siano tante tante opportunità e che stia a noi trovarle e sfruttarle al meglio. Io sono Simone di youilmiozaino.it e in questo video ti mostrerò come sfruttare al meglio questo periodo di stallo e come mettere a testa in giù un aeroplano per far sì che l'assenza di gravità faccia volare delle M&M's direttamente nella tua bocca. Il primo consiglio che vi do è quello di utilizzare questo momento per risparmiare per un viaggio. A meno che voi non siate tra le categorie che sono state maggiormente colpite dal Covid, questo è un ottimo momento per risparmiare, perché non avete altrettante tentazioni e opportunità per stare in giro a spendere soldi. Quindi, cosa consiglio di fare? Prima di tutto guardatevi il mio video su come creare un budget da viaggio, che vi lascio qui sopra, così da sapere più o meno quanto vi serve per il vostro prossimo viaggio. Poi vi consiglio di scaricare un'app come Savings Goal se volete qualcosa di più semplice, o Thrive se volete qualcosa di più complesso con più funzioni, per, diciamo, organizzare meglio il processo di risparmio e anche per farlo in un modo più divertente. E poi piano piano mettetevi qualche piccola regola per risparmiare. Questo non è un video sul come risparmiare per un viaggio, vi darò degli altri consigli più avanti, ma qualche piccola cosa potrebbe essere, non lo so, non prendere più il caffè al bar, che sembra una sciocchezza, ma 1-2 euro al giorno tutti i giorni per diversi mesi sono soldi, specialmente se la vostra meta è il Sud America o il Sud-Est asiatico, dove quei soldi valgono effettivamente tanto. Un altro possibile modo per risparmiare qualche soldino in più è, quando si esce per l'aperitivo, prendere sempre un aperitivo di meno. Quelli sono 4-5 euro tutte le volte che finiscono nel nostro conto viaggi e che poi saranno utilizzati, vi garantisco, molto molto meglio una volta che sarete riusciti finalmente a partire. Se non lo avete ancora fatto, richiedete il passaporto. Vi lascio qua sopra da qualche parte il video su come fare il passaporto. Ci vuole un po' di tempo e quindi questo è un ottimo momento per mettere la vostra richiesta e piano piano aspettare per il vostro passaporto. Io prevedo e spero che nel momento in cui le cose si saranno normalizzate un pochettino, ci sarà un periodo di transizione in cui il volare soprattutto, ma anche quello che riguarda ostelli, hotel, attività turistiche, avranno un prezzo più contenuto per incentivare la gente a ricominciare a viaggiare. Se voi avrete il vostro passaporto in mano, potrete sfruttare al meglio quel momento. Consiglio numero 3, comprate la vostra attrezzatura da viaggio adesso. Questo è un momento dove più o meno tutti i brand che fanno attrezzatura da viaggio, dagli zaini ai vestiti, stanno facendo dei saldi o che comunque hanno abbassato i prezzi perché vogliono incentivare la vendita, quindi è un buon momento per risparmiare. Ricordatevi della pagina di youilmiozaino.it chiamata Travel Market, dove io ogni mese vado a buttare tutte le attrezzature in sconto, tutte le offerte, tutte le occasioni che trovo spulciando il web per voi, così che voi non lo dobbiate fare e avete in un posto solo tutte le offerte che ci sono sul web in quel momento per quanto riguarda l'attrezzatura da viaggio. Quindi non perdetevi questa occasione e se vi serve qualcosa compratelo in questo momento. Consiglio numero 4, imparate o migliorate una seconda lingua. Se volete imparare da zero l'inglese, io consiglio sempre il libro Instant English di John Peter Sloan, che è il libro che ho utilizzato io per farmi le basi prima di partire per l'Australia. Secondo me è strutturato molto bene e fa anche morire dal ridere, quindi rende imparare le basi molto semplici. Oppure potete dedicare un'ora al giorno a qualche app semplice come potrebbe essere Duolingo o Babbel per le basi di un'altra lingua. O se volete andare un pochino più in profondità, ci sono queste piattaforme dove potete trovare dei tutor per imparare l'inglese, diciamo, privatamente. Costano veramente molto poco e soprattutto io vi consiglio la piattaforma Preply, su cui tra un po' farò anche un video per chi vorrebbe invece insegnare una lingua e utilizzare questa piattaforma per lavorare viaggiando. Un altro modo per utilizzare questo momento al meglio è quello di andare su Workaway e cominciare a riempire la vostra host list.
Che cos'è la host list? La host list è la lista di tutti gli host, di tutti i progetti di volontariato che voi vorreste fare. Quindi ci vuole del tempo a selezionare i progetti che vi piacciono di più, quelli che vi sembrano i migliori, sia per, diciamo, convenienza che per appunto andare a risvegliare quel bambino sognatore che c'è in voi. Se non lo avete ancora fatto, andate a guardare il mio video sul volontariato in viaggio e leggete anche l'articolo, perché il video dice delle cose, ma l'articolo va un pochino più in profondità e soprattutto ne dice delle altre. Quindi se siete interessati al volontariato in viaggio, andatevi a guardare video e articolo e soprattutto cominciate a sognare riempiendo la vostra host list di tutti i possibili progetti di volontariato che farete nel momento in cui le frontiere si riapriranno. Acquisite le giuste competenze. Io sto cercando di mettere quanto più materiale utile online per aiutarvi a evitare gli errori che ho fatto io durante tutti questi anni di viaggio. Vi consiglio di mettervi lì carta e penna, prendere appunti, prepararvi, perché non avete idea di quante problematiche potete evitare e quanti soldi potete risparmiare se avete le giuste conoscenze. Settimo consiglio: leggetevi un bel libro di viaggi. Sognate ad occhi aperti. Io vi consiglio On the Road di Kerouac, che è un classico. L'Alchimista di Paulo Coelho, anche questo un classico che secondo me va letto se volete viaggiare. E un libro che ho letto io prima di partire per l'Australia, che mi era stato regalato, che è Lettera a mio figlio sulla felicità di Bram Baren. Tutti questi libri vi faranno un attimo ricordare che ci sono delle grandi avventure da vivere là fuori, da non limitarvi, non disperarvi, anche se questo è stato un anno difficile, perché i sogni e le M&M's non si fermano mai. Dietro al vivere una vita piena di avventure c'è la fondamentale capacità di trasformare ogni momento di crisi in un'opportunità per crescere e per migliorare. Se in tutti questi anni di viaggio non mi fossi sempre chiesto come posso utilizzare questo momento al meglio, anche durante i momenti difficili, sicuramente non avrei vissuto tutte le grandi avventure, tutte le grandi esperienze che ho avuto la possibilità di vivere fino ad oggi, incluso il lavorare per una compagnia che aveva un aeroplano tutto suo per trovare balene e squali balena nell'Oceano Indiano e occasionalmente scappare con il pilota per andare a fare i cazzoni. Perché se pensate che questa è stata l'unica volta in cui abbiamo preso l'aeroplano per farci i fatti nostri, vi sbagliate di grosso. Ci saranno altri video, ci saranno altre cagate come questa in arrivo, ma sicuramente cercare di trasformare qualsiasi tipo, cercare di vedere qualsiasi ostacolo, qualsiasi crisi in un'occasione di crescere, di imparare qualcosa, è stato fondamentale durante questi anni. Spero di esservi stato utile, grazie mille di aver guardato questo video, se vi sono stato utile lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento, chiacchieriamo sotto questo video, grazie mille e alla prossima!